La città dei ragazzi di Cosenza si arricchisce di un parco con strutture gonfiabili pensato per accogliere bambini di diverse fasce d'età a tariffe calmierate. Il biglietto d'ingresso costerà 3 euro per 30 minuti. Per il taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco Mario Occhiuto, accompagnato dall'assessore alla scuola Matilde Spadafora Lanzino, dal dirigente del settore educazione Mario Campanella e da altri componenti dell'amministrazione di Palazzo dei Bruzzi. Inauguriamo 8 giochi principali, di cui 5 gonfiabili. Due tappeti elastici e un playground adatto ai bambini più piccoli. È un progetto che si affianca alle attività educative che noi quotidianamente svolgiamo sia con la chiusura delle scuole sia durante tutto l'anno scolastico. La struttura resterà aperta per l'intero periodo estivo, dal lunedì al sabato dalle 18 alle 21, ad eccezione della sola settimana compresa tra il 12 e il 19 agosto, allestito anche un punto di ristoro coperto per accogliere le famiglie. L'iniziativa rientra tra quelle avviate dall'amministrazione per ampliare gli spazi in città a misura di bambino. È in una zona che necessitava proprio di un punto mirato e dedicato ai minori. È un punto importante perché unisce le famiglie. Anche il punto di ristoro non è semplicemente una scusa per consumare qualcosa, ma è importante perché insieme si fanno delle cose. Di solito le famiglie vivono in maniera più separata, quindi vuole essere anche un incentivo a questo. Salvatore Bruno per la CNews 24.